Venerdì, giorno in cui inizia il turno di campionato numero 29, che si concluderà poi il sabato, è il turno degli anticipi pasquali e alle 17 è prevista allo stadio Arechi Salernitana-Inter. Inter a Salerno con un grosso problema. Non mi stancherò mai di dirlo, ma continuiamo a perderci in rivoli futuri. L'allenatore, quale prendere al posto di Inzaghi, la proprietà, poi vi aggiornerò prestissimo naturalmente sulle voci di una possibile cordata italiana, Invescorp che dal Bahrain starebbe esaminando per l'ennesima volta il dossier dell'Inter. Noi ci perdiamo su tutte queste cose che, sarete d'accordo con me, sono futuribili, e perdiamo però di vista, secondo me, il presente immediato dopo la sequela di brutti risultati che abbiamo avuto è Salerno, la Salernitana, e a Salerno l'Inter scende in campo con un grosso problema. Ripeto, non mi stanco di ripeterlo, è il problema dell'attacco. Di quattro attaccanti in questo momento non riusciamo a farne uno, nel senso che non riusciamo a fare un gol. Dzeko, il professore, io gli ultimi gol che mi ricordo risalgono a Inter-Napoli del 4 gennaio e poi quando ero a Riyadh in Supercoppa. Grandissimo gol, figuratevi, mi resterà per sempre, e però lì, da lì in avanti io non mi ricordo più gol di Dzeko. Lautaro non segna, credo, da 5 partite, Mi pare che l'ultima volta che ha segnato Lautaro sia proprio quando abbiamo fatto gli ultimi gol su azione in casa, cioè il 5 marzo con il Lecce. Capite bene che è passato un mese. Continuo a insistere poi sul clamoroso dato negativo dell'assenza di gol in trasferta, perché in trasferta, e Salerno ovviamente è una trasferta, l'Inter non segna addirittura da Cremona, ossia dal 28 gennaio. Non è possibile. È una cosa che con quattro attaccanti, adesso va bene, togliamo Correa che ormai mi sembra un ragazzo al top delle sue problematiche, però non è possibile che tra Lautaro, Lukaku e Dzeko non si riesca più a fare un gol su azione. Perché l'ultimo gol importante, ma non è campionato, è certamente quello di Lukaku al minuto 86 con il Porto, gol fondamentale. Poi per carità è stato fondamentale anche il rigore di qualche giorno fa a Torino, sempre di Lukaku, che ci permette adesso davvero di coltivare il sogno della finale di Coppa Italia. Certamente poi sono importanti anche i gol su rigore, cioè alla Spezia, sempre Lukaku, l'aveva sbagliato invece Lautaro, però ragazzi, a parte che poi a Spezia abbiamo perso, però è chiaro che è una partita dove tengo le antenne alzate, ma molto, molto alzate. Tra l'altro io avevo individuato proprio questa partita, conoscendo gli alti e bassi dell'Inter, come un possibile inciampo dell'Inter. Avevo detto, sull'onda insomma degli ultimi risultati, quando i risultati erano ancora positivi, avevo detto, beh, figurati se Salerno, che va a cadere prima della trasferta a Lisbona in Portogallo, non entrerà nella testa martedì, non entrerà nella testa qualcosa di Champions League, ovviamente del Benfica. Peccato che però non avevo previsto che nel frattempo avremmo perso con lo Spezia, avremmo perso con la Juventus, avremmo perso con la Fiorentina. È ovvio che questo cambia insomma completamente lo scenario, perché sinceramente ora un'altra sconfitta non è tollerabile, ma arrivo a dire nemmeno un pareggio, perché nel frattempo, non so se ve ne siete accorti, ma l'attacco, che era almeno un dato di cui ci potevamo sempre vantare, tolto quest'anno quello del Napoli che mi pare abbia fatto 64 gol, ecco, siamo fermi lì a sti 47 gol che si segna col contagocce. Credo che ci abbia passato per un gol anche il Milan come attacco, che ne ha fatti 48. Credo che ci abbia raggiunto anche l'Atalanta, che ne ha fatti 47.
qualcosa di intollerabile. Quindi va bene le colpe di Inzaghi, però ragazzi, l'Inter è una squadra che comunque crea 5, 6, a volte 10 occasioni a partita. Cioè, mi ricordo c'è stata una partita recente, forse alla Spezia, adesso non mi ricordo, dove alla fine del primo tempo avevo detto che Lautaro aveva avuto 5 occasioni. 5 occasioni di solito le crea una squadra in un tempo. Noi abbiamo degli attaccanti che creano delle occasioni e che non riescono però assolutamente a metterla dentro. Ed è qualcosa veramente, ragazzi, di intollerabile, perché adesso noi continuiamo a perderci nei discorsi più o meno futuribili, ma qui è ovvio che anche un ottimista come me, che crede che andremo in Champions, però deve essere realista. Cioè, se noi continuiamo ad avere questo attacco inerte, questa difficoltà incredibile a segnare, per cui segni solo su rigore e a volte neanche su calcio di rigore, ricordando proprio la Spezia all'errore di Lautaro, e beh, ma è logico che pian piano tutti ti passano, ma è inevitabile che sia così. Perché, insomma, poi noi facciamo tanti discorsi, la tattica, il 3-5-2, i cambi che sono sempre lo stesso, i giocatori ammoniti che vengono sostituiti, a te che lo vedo in quasi tutte le squadre, ma va bene, premiamo sempre questo solito pacchetto, groviglio di critiche e buttiamole su Simone Inzaghi, vabbè, ho capito, però non è assolutamente possibile, perché la cosa più importante del calcio è far gol. La cosa più importante del calcio è far gol. Allegri dice che non prenderlo il gol, perché poi considera che lui lo fa però, perché poi considera che lui lo fa. La Juventus poi ogni tanto li fa, per quanto la Juventus non abbia per il momento segnato quanto l'Inter, sì, ma siamo lì, saremo 44-47, adesso non mi ricordo. Però la Juventus è squadra che vince sempre o spesso di corto muso, stava riuscendoci anche con l'Inter, no? 1-0, poi loro si chiudono, difendono alla grandissima, oppure cominciano subito sulla difensiva. Non è un calcio bello, sono d'accordo con voi, è molto più bello il calcio dell'Inter. Però ogni tanto impantanano tutte le squadre. È difficile giocarmene contro la Juventus, me ne sono reso conto l'altro giorno, perché loro difendono in maniera straordinaria. Cioè, e questo è un merito, eh. Ragazzi, non prendere gol è un merito, vorrei chiarirlo. Non farlo, non fare gol, faticare così tanto a fare gol è un demerito enorme. Perché io posso anche accettare, perché ormai mi sono rassegnato, che l'Inter più o meno prenda sempre gol. Sono poche le partite da clean sheet, parliamoci chiaro. Però, insomma, una cosa che mi lasciava abbastanza tranquillo fino a un po' di tempo fa è che poi l'Inter segnava. Quindi adesso ci stampiamo in testa tutti noi questi dati che vi ridò per l'ennesima volta. Ultimo gol su azione in Inter-Lecce. Inter-Lecce 2-0, primi di marzo. In casa. Ultimo gol su azione in trasferta, visto che Salerno è una trasferta, Cremonese-Inter del 28 gennaio. È qualcosa di inconcepibile. E in particolare mi rivolgo adesso a Lautaro, perché Lautaro ha questi momenti in cui si inceppa. Me lo ricordo per esempio l'anno scorso, la scorsa stagione, proprio contro la Salernitana a San Siro. Tornò a segnare dopo un digiuno che era durato anche lì 7-8 partite, adesso non mi ricordo. E aveva segnato sia all'andata che al ritorno Lautaro alla Salernitana. Quest'anno Lautaro ha segnato all'andata, perché mi ricordo perfettamente che aveva fatto gol a San Siro alla Salernitana. Bene, adesso deve verificarsi di nuovo la circostanza dello scorso anno, che si verificò a San Siro, questa volta alla Recchi. Lautaro deve tornare a segnare. Anzi, e siccome mi voglio sbilanciare, quindi mi sbilancio. A Salerno segna Lautaro, buon Dio. Perché va bene tutto, ma non è possibile che non segni Lautaro. Quindi a Salerno segna Lautaro. Porca miseria. Poi ne parliamo dopo la partita.